Buonasera. Vorrei farvi un discorso. Buonasera a tutti. Variamente articolato. Sera. Pregno. Denso di sostanza, variegato. Vorrei dire ponderato, per mettervi in guardia, tengo a dire. Uno spettacolo. Ripugnante, ovviamente. Caviglie. Polpacci grossi come botti. Le cosce. Il deretano che sporge. Così provocante. Uno spettacolo indecente, voglio dire. Mi chiamo Annie Cohen Kopchowski, famosa in tutto il mondo, conosciuta ovunque. Ma nessuno ricorda il mio nome. Sì, perché il mio nome, che mi ha reso importante, non è Annie Cohen Kopchowski, ma Annie Londonderry. Sono nata nel 1870 a Riga, in Lettonia. Ho pochi ricordi, ero piccola. Siamo emigrati nel 75. Un giorno mio papà è arrivato e ci ha detto che l'indomani saremmo partiti per l'America. Papà, era il tuo sogno l'America. Quando mio papà diceva la parola America, il suo viso si riempiva di un sorriso contagioso. Sulla nave, per tutta la traversata, non faceva altro che ripetere: in America si può fare tutto. Facciamo una scommessa pubblica. Lanciamo una sfida a questa nuova donna. Cioè a dire? Avete presente questa mania degli ultimi anni di inventarsi una fantomatica scommessa con tanto di montepremi, 2.000, 3.000, anche 5.000 dollari per portare a termine il giro del globo nel senso terrestre, no? Condizioni disumane, certo, certo che conosco questa moda. Una bicicletta a telaio aperto da donna con pignone fisso e freno a tampone. 18 chilogrammi. Prima della partenza la signora Tubbs, capo del circolo femminile, vuole dire due parole alla folla. Solo due parole soltanto. Mi auguro che prima o poi le donne possano avere le stesse opportunità degli uomini. Vorrei che la signora Annie, durante il suo viaggio, diffondesse costumi più decorosi tra i beduini in tutte le nazioni più remote della terra. Adesso la inviterei a dire due parole di commiato. E signora Tubbs, è a posto il cappello? Oggi, giovedì 29 settembre 1894, la famosa ciclista Annie Londonderry, pedalando dal suo cavallo d'acciaio, incarnando in pieno la nuova donna, è arrivata a Chicago. Miss Londonderry? Lei è una persona molto determinata. Se avesse avuto un marito e dei figli, li avrebbe lasciati a casa per intraprendere il suo viaggio? È vero che non aveva mai pedalato su una bicicletta? È noto che tutte le persone che hanno intrapreso un viaggio simile, quello simile al suo, no, si siano inventate la storia della scommessa per rendere l'impresa più allettante al pubblico. È così anche per lei? Qual è la sua professione a Boston? Lei si sente una nuova donna? Quante domande! Quanto interesse! Credo fermamente che anche con la bicicletta Sterling non sarei riuscita comunque a completare il viaggio se avessi continuato a indossare la gonna. Da quel momento in poi indosserò solo ed esclusivamente pantaloni! Pantaloni a sbuffo! Vergogna! Quello francese è il popolo più patriottico che abbia incontrato. Fui sommersa di offerte di lavoro. Ho lavorato come commessa, distribuito volantini, fatto esibizioni di ciclismo, venduto le mie fotografie, tenuto conferenze. Se ripenso a quando a Parigi parlavo in inglese davanti a una sala gremita di persone che non capivano una parola, mi viene da ridere. Ogni tanto urlavo «Vive la France!» E allora ecco lì, da, che esultavano. Che patriottici che sono questi francesi! I 5 giorni a Marsiglia ho guadagnato abbastanza denaro da pagarmi il viaggio su una nave a vapore fino ad Alessandria d'Egitto. Poi Gerusalemme, Port Said, Aden, Bombay, Calcutta, l'India. E in India
ho avuto modo di conoscere il principe Lelong di Germania e i suoi ospiti, una decina di persone in tutto. Per poco non mi schiacciavano con i loro elefanti. Li incontrai mentre stavano andando a caccia di tigri. E così, Mrs. Annie, voi sareste... Com'è che dicono i miei amici di New York? Ah, ecco, una new woman. Principe, non so cosa risponderle. Non lo so se io sono... Penso solo che una donna abbia il diritto e non la capacità di fare... E la capacità di fare le stesse cose che fa un uomo. E che sarebbe l'ora di finirla con tutti questi divieti, questi obblighi e queste costrizioni. Io vado in bicicletta, dico. Se una fanciulla può danzare in sale affollate, stretta da nastri fino a soffocare, o stare davanti alla ruota di una rotola e dietro della macchina da cucire o della fabbrica, ma perché non può stare sopra le ruote di una bicicletta? Ecco, questo io penso. È molto americano tutto ciò. Auguriamoci che questo modo di pensare non abbia a diffondersi oltreoceano. La tigre! La tigre! Uno sparo! Un altro sparo! Un altro ancora! Mi butta in terra! Stanco! Riparandomi la testa con le mani, piovevano pallottole da ogni dove! E come se piovevano? Da una parte dell'esercito cinese, dall'altra quello giapponese. Mi trovavo al centro degli scontri, ma lei può immaginare? Una donna americana non arretra mai davanti al pericolo! Una donna americana non ha mai paura! Lei mi dovrà scusare, ma in tutta franchezza io non ho capito niente di tutto ciò che mi ha raccontato. Soprattutto non ho capito cosa ci fa una cittadina statunitense con una bicicletta a Yokohama. L'ho mandato al diavolo, tra me e me, ma ho accettato il consiglio alla lettera e ho fatto appello al console francese. Vive la France! E lui... mi ha presentato alcuni suoi amici che mi hanno dato l'opportunità di guadagnare 250 yen. Sono salpata per San Francisco sulla nave a vapore Belgic, arrivando il 23 marzo di quest'anno con 48 giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Donna, pedalatrice, strana condizione, andatura monotona, regolare, violenta pressione sul cervello. Le sensazioni fisiche non vengono più avvertite con chiarezza e la mente si intorpidisce. Ashish. Ashish. E della donna non resta più nulla. E allora giù da quel trabicolo, mia signora, tengo a dire... Grazie. Cari signori X e Y, Mrs. Annie Cohen Kopchowski, in arte Mrs. Londonderry, la sfida l'ha vinta.